Carrelli in testa al corteo pieni di palloncini gonfi d'aria per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Questa mattina Filcams CGIL, Fisascat CISL e Will Tux, assieme ai lavoratori delle aziende aderenti a Federdistribuzione, Distribuzione Cooperativa e Confesercenti, hanno manifestato a San Giovanni Teatino nell'area dei centri commerciali nell'ambito della giornata di sciopero nazionale. Chiedono un adeguamento del salario di 85 euro. Non capiamo perché Confcommercio abbia rinnovato il contratto dando 85 euro nelle realtà della piccola distribuzione, cioè parliamo dei bottegai, 1, 2, 3 dipendenti, e costoro invece che avrebbero dovuto accumulare delle ricchezze importanti da reinvestire in momenti di crisi come questo, invece puntano il passo approfittando del momento dicendo di no a quello che è il sacrosanto diritto di un lavoratore a rivedersi adeguato i salari. Uno sciopero questo che, nonostante la precarietà del settore, ha avuto una abbastanza alta adesione. Beh sì, grazie a Dio sì, ma anche perché la gente è stanca di vedersi considerati sempre un costo all'interno delle aziende, specie i lavoratori del mondo della distribuzione cooperativa, delle cosiddette ipercoop, dove dovrebbero essere tutti uguali, invece oggi le aziende si associano alle aziende di capitali e dicono che il costo del lavoro è troppo alto, rinnovare il contratto ci costa troppo. Qual è la condizione attuale dei lavoratori della grande distribuzione? Precarietà, flessibilità massima, disponibilità a lavorare dalla mattina alla sera senza problemi, non c'è un tasso di riconoscimento dei diritti delle donne che, oltre a lavorare, e soprattutto tutte part time, devono occuparsi anche naturalmente della famiglia, quindi del lavoro sociale, di casalinga, non c'è tutto questo. Devono chiudere la domenica, le famiglie devono ritrovare il proprio spazio vitale, non all'interno dei luoghi di lavoro, ma all'interno dei propri nuclei familiari.